una storia che noi qui facciamo cominciare da Galileo. La prima slide. Ah già, io devo mettere qui, devo ancora imparare, che devo stare fermo. Però questo significherebbe essere quasi seduto, non so. Però mi scuso, ma è l'unico modo che ho per non muovermi di meno e di essere più fedele alle indicazioni. Però io così non vedo che cosa si vede. Vabbè, cioè, ma è ovvio che si vede lei qui, così potrei, se posso. Metto una presentazione. Sì. Allora, come? Che c'è il simbolino lì a te. Facciamo un cambio. Venga. Io mi metto là. Questa sedia un po'. Si vede? Okay. Avete riconosciuto? Sì. Sto bene qui, anche seduto, anche qui devo stare seduto. Scusate, ma preferirei stare in piedi, ma comunque anche per... No, vai, proviamo, vediamo se è vicino. Se proprio. Per ora si vede. Posso stare io con il più, quindi. Mi sentono? Mi sentite? Ora provo se non riesco a darti. No. Sì, però anche per la voce, perché arriva. Ecco, questo va bene così. Sono 360 anni che separano questa data da questa. Cercheremo di capire quale evento straordinario è avvenuto nel 1609 con Galileo Galilei e arrivare a questo evento straordinario che avremmo fatto bene a celebrare, a ricordare il 2019 per i 50 anni, ma come sappiamo le circostanze ci hanno impedito di organizzare eventi dedicati a questo. Quindi oggi, nonostante sia stato altro tempo, noi siamo ancora così desiderosi di ripercorrere alcuni passaggi fondamentali che lo facciamo con grande piacere. Ecco, quei due volti, quei quattro volti, se volete, li possiamo ritrovare in queste due immagini. Il cannone occhiale costruito da Galileo Galilei nel 1609, quando era professore di matematica all'Università di Padova, chiamato lì dopo che aveva concluso l'incarico triennale che aveva avuto come lettore di matematica all'Università di Pisa, senza mai essere stato laureato in matematica e in nessun'altra cosa, neanche in medicina, come avrebbe voluto suo padre, come si sa, ma la sua fama di matematico e di studioso delle scienze era giunta a tal punto che era passato da alcune attività fiorentine all'insegnamento a Pisa, 3 anni, e poi a Padova. Mentre era a Padova, gli giunse notizia che un olandese proponeva un occhiale che rendeva vicine le cose lontane. Galileo, incuriosito da tutte le cose, ma in particolare anche da questa, se ne fece portare alcuni esemplari e, avvalendosi anche della perizia degli operai di Murano, già allora, ecco, riuscì a perfezionare le lenti che aveva ricevuto e a sistemare in un tubo due lenti diverse. Non mi trattengo su questo aspetto del funzionamento ottico, ma queste due lenti messe in questo tubo realizzavano davvero un cannocchiale. Presentò questo cannocchiale prima, vediamo, no, al Doge di Venezia, mostrando che con questo strumento poteva
vedere le navi nemiche con 2 ore d'anticipo, e il doge dice: Galileo, ma qui non ti muovi più, ti raddoppio lo stipendio, resta qui. Ma uno come Galileo, dopo aver visto con il cannone occhiale la terra, non può fare altro che mirare al cielo. E notte successive guardò in alto verso il cielo. Ebbene, in cielo l'oggetto più vicino a noi è la Luna. E adesso vedremo come lui lo racconta, questa sua esperienza. L'osservazione della Luna con il cannocchiale, ma delle tante stelle, della Via Lattea, e in particolare tra le notti del 7 gennaio 1610 e dei primi di marzo del 1610, vide anche 4 satelliti del pianeta Giove. Erano tempi in cui c'erano 2 sistemi cosmografici proposti, uno antichissimo, quello tolemaico, la Terra al centro dell'universo. L'altro, Copernico, il Sole al centro dell'universo, tutto gira intorno al Sole, sistema geocentrico l'uno, eliocentrico l'altro. Ma questo sistema aveva un punto critico, che era il fatto che, sì, Copernico dice che tutto gira intorno al Sole, che è immobile al centro dell'universo, ma perché la Luna gira intorno alla Terra? E questo punto critico rendeva a molti poco credibile il sistema copernicano. Quindi, quando Galileo, col suo cannone occhiale, riesce a vedere nelle notti, ripeto, storiche, tra il 7 gennaio 1610 e i primi di marzo del 1610, questi oggetti ruotare intorno a Giove, perché prima li vede da una parte, poi li vede dall'altra. Se li vede da una parte, dice, beh, Giove si sta spostando nel cielo delle stelle fisse, quindi la notte seguente devo vedere da un'altra parte. Ma in realtà lui fece delle osservazioni successive e vide che questi oggetti stavano ora di qua, ora di là, e quindi evidentemente capiva che ruotavano intorno al pianeta Giove ed erano visibili tutte e 4, 3, 2, 1, secondo la situazione di quelle notti, della singola notte, perché potevano ancora stare dietro Giove, quindi non essere visibili in quel momento. E quindi racconta in modo affascinante questo. Ma arriveremo a questo punto. Ma oggi siamo qui per parlare della sua osservazione della Luna. E quindi cominciamo con la Luna. La Luna è naturalmente sempre stata dall'antichità l'incanto, l'elemento poetico, affascinante, romantico, suggestivo. Qui ho riportato alcuni versi di Leopardi che penso tutti abbiamo studiato alla scuola, non dico elementare, ma insomma forse alla scuola superiore, ed è il famoso canto notturno del pastore errante dell'Asia. Che fai tu, Luna, in cielo? Dimmi, che fai, silenziosa Luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancora non sei tu paga, cioè sazia di riandare i sempiterni caldi. Ancora non prendi a schivo, non ti sei stancata, ancora sei vaga, ti piace, ti direi di mirare queste valli. Somiglia alla tua vita la vita del pastore. Sorge sul primo albore, muove la greggia oltre quel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi, stanco, si riposa sulla sera. Altro mai non spera. E la poesia continua. E poi anche questa, vedete, D'Annunzio, forse meno nota, ma insomma, meno, ho avuto la fortuna di dover studiare. Ero bambino, ragazzino. O falce di luna calante che brilli sull'acqua deserte, o falce d'argento, qual messe di sogni ondeggia al tuo mite chiarore quaggiù? Aneliti brevi di foglie, sospiri di fiori dal bosco esalano al mare, non canto, non grido, non suono,
Quel vasto silenzio va, e la poesia continua, oppressa d'amor, di piacere, il popolo dei vivi s'addorme. O falce d'argento, qual messe di sogni ondeggia al tuo mite chiarore quaggiù. E poi potremmo ricordare la musica, le poesie sono tante. Vediamo questa famosissima sonata Caro di Luna di Ludwig van Beethoven. Comincia dolcemente, sentiamo qualche battuta, lasciamo qualche. Ricordate questo? Va bene, abbiamo richiamato anche la musica di Beethoven, richiameremo forse qualche altra musica. E allora, ricordiamo, perché è importantissimo, e poi l'abbiamo ricordato tre anni fa, 2019, 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, che il primo forse a studiare la Luna con la sua straordinaria capacità di sintesi, di analisi e di sintesi, è stato Leonardo da Vinci a proposito di quella che si chiama la luce cinerea della Luna, cioè il fatto che la Luna sembra illuminata anche quando il Sole sta da un'altra parte, assolutamente dietro di lei, quindi non può illuminarla direttamente, eppure la Luna è illuminata. Certo, non c'è altro astro nel sistema solare. E Leonardo capì che in realtà quella luce sulla Luna era la luce riflessa proveniente dal Sole, diretta alla Terra, e riflessa dalla Terra verso la Luna. Guardate questo schema. La luce solare, quando si vedono immagini di questo tipo, dei raggi paralleli, vuol dire che l'oggetto che genera questo, è all'infinito, a distanza infinita, e quindi non è così naturalmente, il Sole è a 150 milioni di chilometri circa dalla Terra, ma rispetto alla Luna che è a 384 mila chilometri di distanza media, perché sappiamo che varia anche questa distanza. Ecco, quindi qui dobbiamo immaginare il Sole, arrivano i suoi raggi alla Terra e la Terra li riflette sulla Luna, e qui c'è una luce naturalmente minore, anche perché il corpo della Terra non sempre lo riflette bene. Ebbene, Leonardo da Vinci, questo sommo, non c'è bisogno di cercare aggettivi, ecco, aveva già intuito la ragione della luce cinerea della Luna. Ma andiamo oltre. Il Sidereus Nuncius è un libretto, è questo, vedete? Un libretto, questo sembra grosso perché c'è la versione latina e quella italiana, e c'è una larga introduzione. Era un libro di 49 pagine circa, della versione pubblicata a Venezia il 12 marzo del 1610. E come vedete dall'immagine, Galileo non soltanto osserva, studia, misura, prevede, aspetta, ma anche disegna. Qualcosa di emozionante, penso che sia difficile non emozionarsi. Vediamo le sue. Ecco, qui ricordo quello che avevo detto, fa vedere il cannocchiale prima al doge, e il doge dice ci fermi qui, ma uno come Galileo non si ferma mai, e quindi osserva il cielo, la luna, e soprattutto, forse non tanto perché vede la luna, primo uomo a vedere la luna con lo strumento ottico, e quindi a vedere la luna, come tra poco leggeremo, simile alla Terra. Perché dobbiamo sempre ricordare che la visione dell'universo che si aveva al tempo di Galileo era ancora una visione per la quale il mondo sublunare, quindi la Terra,
e non la Luna. Il mondo sublunare, Terra, centro dell'universo, trono dell'universo, sì, ma con le sue trasformazioni di ogni tipo. Dalla Luna in su, tutto puro, immutabile dall'eternità e quindi costituito da una quintessenza, l'etere, che rendeva puro, immutabile il mondo su, sopra la Luna, dalla Luna in su. Quindi l'universo era, per così dire, diviso in due parti. E a me piace dire che qui Galileo, con la sua osservazione, restituisce unità all'universo. Forse non ci pensiamo abbastanza. L'universo è uno. Il primo a avercelo fatto capire è stato Galileo Galilei, con il suo cannone occhiali, guardando la Luna, guardando le tantissime stelle, la Via Lattea, le fasi di Venere, i satelliti di Giove, tantissime altre scoperte di cui parla in questo libro. E l'unità dell'universo è oggi una cosa così fondamentale, acquisita, che forse qualcuno di voi ha sentito dire che per gli scienziati, gli astronomi, in generale gli scienziati, l'universo è addirittura un immenso spazio che è isotropo, cioè se si prende una direzione qualsiasi nel lungo raggio, non certo limitato alle distanze di un sistema solare, delle tantissime di miliardi di galassie, la materia è distribuita più o meno allo stesso modo in tutte le direzioni dell'universo. L'universo non soltanto è uno, ma sembra anche obbedire a una legge di isotropia, cioè di similitudine per quanto riguarda la materialità che è distribuita, che è diffusa nell'immenso spazio dell'universo. Di così. E allora, vedete, è scritto in latino perché Galileo capì subito che quello che aveva da dire bisognava dirlo nella lingua ufficiale del tempo, ed era il latino, lingua che è rimasta fino al 1700-1800, inizio della lingua ufficiale della scienza. Quindi scrive in latino, qui però c'è una traduzione, come vedete, la pagina principale. E quindi le sue parole sono grandi, oltremodo mirabili, spettacoli, apre ed espone allo sguardo di ognuno, e in special modo di filosofi e astronomi, da Galileo Galilei, Patrizio Fiorentino, dello studio padovano, pubblico matematico, col cannocchiale da lui da poco inventato. Non è vero, non l'ha inventato Galileo. Da lui, potevo dire, costruito in modo intelligente, tanto da poter osservare queste cose, piuttosto che le navi nemiche o fare i giochi. Ecco, inventato nel senso di che diventa uno strumento ottico, che ha una sua validità astronomica. Osservati nella faccia della Luna, innumerevoli fisse, stelle fisse, la Via Lattea, le stelle e così via. Ecco, nella prima pagina del libro Galileo Galilei dice appunto questa sua immensa meraviglia, che è appunto la sintesi, presenta questo libro. C'è una dedica, devo andare velocemente avanti. Per favore, Marmi, dici tu quando devo fare l'intervallo, per favore, me lo indichi. Penso per le persone, adesso vediamo. Vado avanti. Ecco, per quanto riguarda la Luna, guardate che belle parole. Io metto dei segni perché sono parole che mi emozionano, quindi le ho trascritte qui. Bellissima cosa. E oltremodo a vedersi attraente è di poter rimirare il corpo lunare lontano da noi, quasi 60 semi diametri terrestri, cioè raggi, semi diametro, la metà del diametro del raggio, così da vicino, come se distasse di due soltanto di dette misure. Nonostante fosse uno strumento quasi primitivo il suo cannone occhiale, però era stato capace di fargli vedere tutte le cose che abbiamo detto. E quindi lui è saltato, è felice. Quindi, con la certezza che è data dall'esperienza sensibile, non dalle idee, dalla Bibbia, dalle idee dai mistici, ma dall'esperienza sensibile,
si possa apprendere non essere affatto la Luna rivestita da una superficie di una superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e allo stesso modo che la faccia della Terra presentarsi ricoperta in ogni parte di grandi prominenze, di profonde valli e di anfratti, come se bella Luna, perché sei brutta come la Terra, oppure perché forse avrà detto Galileo, Galileo. Guardate cosa ha fatto. L'ha disegnato, questi celeberrimi acquerelli di Galileo, del Siderius Nuncius. Io sono stato a questo laboratorio lunare a Tucson, in Arizona. Guardate, quelli di Tucson in Arizona sono Phoenix, sono osservazioni astronomiche proprio, sono fotografie. Queste sono disegni di Galileo. Dopodiché uno si dovrebbe inchinare, ma noi lo sappiamo, no? Ogni tanto però bisognerebbe ricordarlo. Ecco, lasciamo questa immagine. Ora, vedete, l'idea che la Luna fosse appunto una sfera omogenea, un'idea aristotelica assoluta, come sappiamo Aristotele era abbastanza immenso, scienziato, filosofo, aveva delle idee folgoranti. Il corpo della Luna è una sfera omogenea, pulita, tutta pulita. E questa idea è andata avanti appunto fino al tempo di Galileo. E allora lui, in un libro che sarà pubblicato, questo è il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, pubblicato nel febbraio del 1632 e che gli costò la condanna il 22 giugno del 1633, per favore ricordate questa data, è una delle più tristi della storia umana. Galileo, vecchio di 70 anni, si deve inginocchiare e recitare il testo di una viura che non aveva visto prima e legge: io Galileo, Galilei, vi licenzio di 70 anni qui ginocchiato innanzi a voi, eminentissimi cardinali di Santa Romana Chiesa, ecco che mi sono sbagliato, giuro, condanno tutte le mie cose, e se troverò qualcuno che dirà ancora questo lo denunzierò al tribunale. Era, fu costretto a dichiarare che avrebbe fatto anche la spia per dichiarare certe cose. Con questo opera Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, diviso in quattro giornate con tre personaggi, si chiamano Simplicio, Sagredo e Salviati, ma ecco, Salviati e quello che sa le cose, diciamo Galileo, il personaggio Galileo Galilei, che cerca di suggerire un ragionamento per convincere l'incredulo Simplicio che la Luna non può essere liscia. Che cosa c'è di liscio, per esempio? Uno specchio. E Galileo cerca di far capire, poi vedremo un po' le parole, che se noi mettiamo al muro uno specchio e ci allontaniamo, per vedere la luce riflessa dallo specchio dobbiamo metterci in una ben precisa posizione, perché lo specchio riflette, supponiamo questo sia uno specchio, se questo è un raggio di luce, la fisica insegna che il raggio incidente forma un angolo con la perpendicolare alla superficie, un angolo, e il raggio riflesso forma lo stesso angolo, diciamo, dall'altra parte. Quindi uno, per vedere se questo fosse davvero uno specchio, per vedere questo raggio si dovrebbe mettere in una posizione facilmente calcolabile come raggio riflesso formante un angolo con la normale uguale all'angolo di incidenza. E dunque non è così la Luna, perché la Luna la vediamo illuminata spostandoci, camminando, andando, viaggiando. Dunque non può essere così. Questa è la sintesi di quello che voglio dire. E guardate, pigliate ora quello specchio che ha attaccato a quel muro e usciamo qua nella corte. Venite, signor Sagredo. Sagredo è un personaggio moderno, di mentalità aperta, che fa un po' da tredunion tra lo scienziato Salviati e l'incredulo Simplicio, che crede ad Aristotele e a tutta la scienza antica. Attaccate lo specchio là a quel muro dove batte il sole. Discostiamoci e ritiriamoci qua, all'ombra. Ecco là, due superfici percosse dal sole, bello percosse, e cioè il muro e lo specchio. Ditemi ora,
Qual vi si rappresenta più chiara, quella del muro o quella dello specchio? Voi non rispondete? Vi ricordo che Salviati si rivolge al signor Sagredo, quindi a quello vivace intellettualmente, e Sagredo dice: io lo lascio rispondere al signor Simplicio, che ha la difficoltà. Che stile è la scrittura di questi libri. Secondo Calvino, Galileo è uno dei più grandi, se non il più grande scrittore italiano, questo diceva Italo Calvino. È affascinante. Che io, quanto a me, sono persuaso che bisogna, per necessità, che la Luna sia di superficie molto mal pulita. E Salviati: dite allora, signor Simplicio, se voi aveste a ritrar quel muro, con quello specchio attaccatovi, dove dovreste voi i colori più oscuri, nel dipingere il muro oppure nel dipingere lo specchio? Perché non vado più avanti? Sto facendo aggiornamenti. Lo darsi, sei in condizione? Proviamo ad andarci con la freccia. Vabbè, comunque, quello che vi voglio dire è che... Cioè, a volte ci sono meglio quelle freccettine. Ah, vabbè, grazie mille. Grazie. Assai più scuri nel dipingere lo specchio. Or, se dalla superficie che si rappresenta più chiara viene la riflessione del lume più potente, più vivamente ci rifletterà i raggi del sole il muro che lo specchio. E Sagredo: la Luna ci mostra la sua superficie sempre ugualmente chiara, effetto che risponde a quel del muro che, riguardato da qualsivoglia luogo, apparisce ugualmente chiaro. E discorda dallo specchio, che da un luogo solo si mostra luminoso e da tutti gli altri oscuro. In altre parole, la superficie scabra offre una riflessione, si dice, diffusa, la diffusione, che è cosa diversa dalla riflessione. Sono nomi, parole che si usano in fisica per distinguere appunto il fenomeno che si ottiene illuminando una superficie scabra con un raggio di luce e vedendo la diffusione della luce nelle varie direzioni dello spazio. Va bene. In altre parole, voglio andare avanti perché abbiamo capito dunque che Galileo non soltanto vede la Luna col cannocchiale, ma poi la studia, la disegna, la ama, si innamora della Luna. Come i poeti, come tanti poeti, i musicisti, vorrei dire come tutti noi, e la vuole studiare, la vuole capire a fondo. Addirittura fu capace di misurare abbastanza bene l'altezza di alcune montagne della Luna. Sapete come lo fece? Si mise a guardarla verso la fine della notte, naturalmente, quando arriva il primo raggio di sole, illumina per esempio la vallata, poi si alza, ecco, illumina sempre più, e da questo tempo, da questo movimento, riuscì a calcolare più o meno l'altezza delle montagne. Vedeva proprio che si illuminava progressivamente. A me, io ho fatto un'esperienza del genere sull'Etna tanti anni fa, vedendo, sapete che a Oriente sorge il sole, c'è questa linea di luce lontanissimo sul mare, e c'è naturalmente la lava, il fiume di lava, la terra è illuminata dalla lava, non dal sole, però il sole pian piano si alza, e allora è bellissimo questo incontro tra la luce della terra, cioè la lava, e la luce del sole, cioè la luna, e si vede proprio questo illuminamento della terra, è bellissimo. Qual è l'origine della Luna? Ci sono tantissime ipotesi. Una è quella rappresentata qui in questa figura, e cioè un'ipotesi è che ci sono stati tempi in cui c'era già il pianeta Terra, un corpo estraneo piombò sulla Terra, ne strappò gran parte della materia nello spazio, e questa materia strappata alla Terra, per effetto gravitazionale, poi fu attratta verso la Terra, costituì nel tempo, quindi in milioni, se volete, di anni, un corpo celeste che è la nostra Luna di adesso. Quindi un grande scontro tra la proto-Terra, una primitiva Terra, e un proto-pianeta, che poi non ci ha dato il nome di Teia,
che come madre di Selene, la dea della luna, e questo circa 4,5 miliardi di anni fa. Ecco, questo giusto per rappresentare un po' l'origine della luna, questo non l'ha detto Galileo, ma ancora oggi si discute certi aspetti. Un altro che ha avuto a che fare con la luna, dopo abbiamo detto Leonardo da Vinci, Galileo, non possiamo non citare Newton, perché come ricorderete, vediamo se c'è la figura, sì, si racconta appunto che stava sotto un melo, la mela, e tu mela perché sei caduta? Perché la mela cade? E così immaginò quale potesse essere la legge di gravità, se volete. Perché mentre gli astronomi antichi, fino a Tolomeo e poi a Keplero, hanno disegnato le traiettorie dei pianeti, si dice la parte cinematica, il movimento e la forma geometrica della traiettoria, non hanno mai stabilito perché questo avviene. E quindi la domanda di Newton, Newton pubblicò nel 1687 un fondamentale testo della scienza, il cui titolo è in latino, Naturalis Philosophiae Principia Mathematica, principi matematici di filosofia naturale, 1687. Tenete presente che Newton è nato nello stesso anno della morte di Galileo. Galileo morì nella notte tra l'8 e il 9 gennaio del 1642 e in quello stesso anno, nel dicembre, secondo il calendario inglese, e nel gennaio, secondo il calendario gregoriano, andato in vigore nel 1582, quindi eravamo i famosi 10 giorni di spostamento in avanti per il ritardo del calendario giuliano, ecco, insomma, nacque più o meno alla fine dello stesso anno e morì nel 1727. Nel 1687, quindi a 45 anni, pubblicò questo libro, Principi filosofici di filosofia naturale. E quindi vedete, lui stabilì che l'azione di rotazione intorno al Sole, quella di cui aveva parlato Copernico e che era stata considerata vera da Galileo, era dovuta al fatto che c'è una forza centrale di attrazione, la forza di attrazione gravitazionale verso il Sole e quindi il pianeta che se ne vorrebbe andare per la tangente viene attratto e deve per forza descrivere un'orbita di un certo tipo e calcolò che quest'orbita dovesse essere per forza una ellisse. Fece questo ragionamento. Se noi lanciamo un sasso, io lancio un sasso, mi cade là. Se lo lancio con maggior forza, cade più lontano. E se salgo in alto, ancora più lontano. Immaginavo di salire così in alto e di poter lanciare il sasso con una tale forza che va lontano, lontano, lontano e che quando sta per cadere, siccome la Terra gira, il sasso vorrebbe cadere sulla Terra, ma la Terra si sta spostando e quindi il sasso è destinato a girare intorno alla Terra. Questo sasso, naturalmente, è la Luna. Cioè, il moto di rotazione, che non sempre eterno, tra virgolette, intorno alla Luna, fu concepito, pensato da Newton, Isaac Newton, come una generalizzazione di questo semplicissimo esempio, abbastanza didattico. Quindi forza centrale verso questa, la materia pianeta e quindi impossibilità di andarsene per la tangente come farebbe se non ci fosse l'attrazione gravitazionale. Va bene, lasciamo perdere la legge. E la cosa bella è, scusate se uso sempre la parola emozionante, almeno per me, ma spero per tutti, è che il grandissimo Newton, sulla tomba del quale, nella Abbazia di Westminster, è scritta sotto la tomba questa frase, la so in latino, «Sivi graturentur mortales, tale tantunque extitisse humani generis decus, si rallegrino i mortali, perché esistito un così grande onore per il genere umano». Quest'uomo dice, in verità, la ragione di queste proprietà della gravità non ho potuto dedurle e ipotesi non fingo, non invento ipotesi.
Ricordiamocelo questo stile, lo chiamo così, non saprei che parola usare, questi immensi, grandissimi scienziati. Ebbene, i movimenti della Luna, quindi sappiamo, sono due, fondamentalmente, tempo di rotazione e tempo di rivoluzione, e ha questa proprietà di volgere a noi sempre la stessa faccia. Ora, io ho incontrato ancora spesso ragazzi che non sanno tradurre, quando si racconta che la Luna compie un giro intorno alla Terra nello stesso tempo che impiega a girare intorno a se stessa, e che questa è la causa che fa sì che la Luna rivolga a noi sempre la stessa faccia, hanno qualche esitazione. Se mi permettete, se c'è un volontario, Mara, posso chiederti la cortesia di fare la Terra, io faccio la Luna, il contrario, ti metti e io ti giro intorno come fare fa la Luna. Scusami. Ora guardate, vediamo che significa girare intorno a compiere un giro, un intero giro intorno a se stessi. Girare più un giro, in questo momento sto guardando lì. Guardo lì. Non è nessuna. Adesso ho compiuto un intero giro intorno a me stesso. Adesso però l'ho fatto intorno a me stesso. Sono la Luna, quindi ho fatto intorno alla Terra. Io devo girare. No, c'è la Terra. Ah, sì, sì, va bene. Giro normale. Sì, ti gira per un mese, ti muoverai su 360, 12 mesi, perché questa Terra... Allora, immaginiamo, io guardo adesso la Terra, io sono la Luna, faccio quello che ho fatto prima, guardo lì, adesso il mio giro intorno alla Terra, tutto il freddo, ma che non... Adesso la mia faccia non è vista dagli abitanti di questa parte della Terra, la mia faccia non è vista dagli abitanti di questa parte della Terra, e così diciamo qui. Grazie. Io finito il giro intorno alla Terra, passando sempre al passato, perché ho completato il giro intorno alla Terra esattamente lo stesso tempo che ho completato il giro intorno a me stesso, esattamente, perché ho guardato tutte le varie direzioni dello spazio. Questa, grazie mille, questa assoluta identità dei tempi di rivoluzione intorno alla Terra e di rotazione intorno a se stessa, è il fatto che ci mostra sempre la stessa faccia. Se conoscete qualcuno che ancora non ci crede, non lo sa perché, magari raccontatelo facendo fate questo giochino anche con i bambini, carino, pare. Sappiamo che la Luna è causa delle maree, eccetera, va bene, ma voglio andare avanti perché il tempo... Ecco, sappiamo anche che la Luna non è sempre alla stessa distanza, quindi ci sono, distanza minima, intorno ai 356.000 chilometri, no? Ho detto prima 384.000 è la distanza media. La Luna, gli scrittori, Giulio Verne, intorno alla Luna. Ma c'è, mentre Leopardi, come abbiamo visto, dice la Luna, che fai tu, Luna? Dice, non sei ancora stanca, devi andare, sempiterni, calmi. Qui vediamo un poeta moderno, vedete, del Novecento, Pablo Neruda, che evidentemente, ed è, ha scritto quattro volumetti, si chiama di Odas Elementares, sono piccole odi, piccole poesie, piccole, insomma, relativamente, non proprio 5-10 versi. E uno di questi è dedicato alla Luna, Ode alla Luna. E mi piace dirvi, perché poi passiamo invece, andiamo verso l'Apollo 11, che Neruda sente odore di conquista della Luna. Morirà nel 1973, 4 anni dopo la conquista. Ma la poesia è scritta prima, è scritta intorno al 1964-65,
sente odore la luna, noi adesso ricorderemo i discorsi di Kennedy, eccetera. E allora il poeta Pablo Neruda dice alla luna: tu sei così lontana, fai quello che vuoi, non ti curi di noi, ma non sarà sempre, non sarà sempre così. Sono versi molto belli. Proviamo a dire: orologio del cielo, tu misuri l'eternità celeste, mentre la terra è aggrovigliata, umida, calda, si risvegliano le città, sul colle cantano le campane, luna chiarissima scivola attraverso la notte, senza che noi sappiamo chi sono i tuoi uomini, se possiedi farfalle, se sei di vetro, di sughero arancione, se respiri, se nelle tue praterie strisciano serpenti guizzanti. Vogliamo avvicinarti, guardiamo fino ad accecarci la tua implacabile bianchezza. Che bello, implacabile bianchezza. Sistemiamo il telescopio sull'altura e vincoliamo l'occhio fino ad addormentarci. Non parli, non ti svesti, non accendi neanche un falò, guardi dall'altra parte. Conti le ore della notte, ti ta, dolce, dolce, ta. Non sarà sempre, non sarà sempre, non sarà, non sarà sempre. Lo prometto in nome di tutti i poeti che t'hanno amato inutilmente. Apriremo la tua pace di pietra pallida, entreremo nella tua luce sotterranea, si accenderà il fuoco nei tuoi occhi morti, feconderemo il tuo corpo gelido, raccoglieremo grano e uccelli sulla tua fronte, navigheremo nel tuo oceano bianco. E allora tu scandirai le ore degli uomini sull'altura del cielo. Sarai nostra. Quella conquista di Galileo, la luna, ma tu come sei bella, perché sei come noi, sei come la terra. Neruda, sarai nostra e non sarai più un inutile orologio notturno. Sarai utile come la spiga traboccante, regnante, necessaria. Ecco che cosa si annuncia nella poesia di Neruda qualche tempo prima della conquista della Luna. E allora andiamo alla storia degli astronauti che hanno cominciato a costruire i mezzi e gli strumenti per andare nello spazio. E dobbiamo ricordare, naturalmente, come tutti sanno, che ci sono stati prima i russi, e questo personaggio è molto importante, Korolev, Sergei Korolev, con questa sua storia scientifica che vedo qui, anche lui purga staliniana, arrestato, pensate, per quasi 20 anni, poi riabilitato, perché dal punto di vista politico bisognava che fosse un uomo, e lui era l'uomo giusto, per pensare di impostare un programma spaziale di conquista dello spazio per ragioni militari, presumibilmente. È difficile pensare al contrario, devo dire. E quindi una riabilitazione e si inizia il programma missilistico sovietico con il segreto, naturalmente. Quindi quest'uomo riabilitato torna nel Gulag e si mette a costruire. E quindi abbiamo lo Sputnik. La parola Sputnik mi piace moltissimo, devo dire, è stata scelta in modo geniale. Vuol dire compagno di viaggio. Il satellite è un compagno di viaggio. Io ero il compagno di viaggio tuo prima, satellite, giravo intorno e tu non ti sei mossa perché ma la Terra si muove, quindi si viaggia insieme. Il pianeta, che vuol dire planetes in greco, vuol dire errante, corpo errante. Questo è planetes. E poi ci sono le stelle fisse, come ritenevano gli antichi, sapete, e quindi Dante, il cielo delle stelle fisse. E addirittura, dopo il primo satellite artificiale nello spazio, la Russia arriva anche al primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, nello spazio. Un volo e un ritorno. Poi, un satellite artificiale, appunto lo Sputnik, come dicevamo, e nel 57 il primo essere vivente fu una povera cagnetta laica, famosa, qualcuno forse ricorderà questo nome, vedete, poverina, quella qua, che il primo essere vivente in orbita.
Yuri Gagarin, Man Enters Space, l'uomo nello spazio. Morì a 34 anni in un incidente aereo. Sì. Era, i giornali annunciavano che è tornato sulla Terra dopo aver visto ciò che nessuno ha mai visto, il russo Gagarin è tornato vivo dopo un volo intorno alla Terra, ma come abbiamo visto poi la sua vita si infranse. Però. Ebbene, a questo punto deve cominciare il grande programma spaziale degli Stati Uniti. Non è più possibile lasciare che la Russia, con un corole così geniale, ormai con tutti gli strumenti finanziari e tecnici che gli hanno dato a disposizione, riesce a portare un satellite, una cagnetta, un uomo nello spazio e noi, e quindi diventa un obiettivo politico fondamentale, prima ancora che scientifico. E questo discorso passato alla storia, prima, come vedete, ai membri del congresso USA nel 61, credo che questo paese debba impegnarsi a realizzare l'obiettivo prima che finisca questo decennio, quindi il decennio degli anni 60, di far atterrare un uomo sulla Luna e farlo tornare sano e salvo sulla Terra. Scusate. Non c'è mai stato nessun progetto spaziale di interesse maggiore per l'umanità o più importante per l'esplorazione dello spazio. E nessuno sarà altrettanto difficile e costoso da realizzare. E questo è stupendo. Qui, invece, davanti a 40.000 spettatori, non mi ricordo se ho messo la... No, lo diciamo così. Nello stadio dell'università, sapete che alcune università hanno dei parchi, sono dei campus, hanno anche gli stadi, 40.000 spettatori. Noi abbiamo stabilito di navigare in questo nuovo, scusate, in questo nuovo mare, perché c'è una conoscenza nuova da guadagnare, da acquisire, e nuovi diritti da vincere, da acquisire. E questi diritti, queste facoltà devono essere acquisiti e usati per il progresso di tutta l'umanità. Per la scienza spaziale, come per la scienza nucleare e tutte le tecnologie, non c'è, it's not conscience of, cioè non c'è la consapevolezza di tutto questo. Se sarà it will be, che è forse se il risultato sarà buono o cattivo, dipende dall'uomo. E solo gli Stati Uniti occupano una posizione di preeminenza. Noi, incredibile, noi possiamo, can we decide? Questo ci aiuta a decidere se questo nuovo oceano, quello di prima, questo nuovo mare, cioè l'oceano rappresentato dallo spazio, sarà un mare di pace o un nuovo terrificante teatro di guerra. Il discorso di Kennedy era proprio: noi dobbiamo farlo, costi quel che costi, perché dobbiamo far sì che lo spazio non sia il luogo dove si combattono nuove guerre come si combattono sulla Terra, ma naturalmente questo è un discorso politico. E conclude con questa triplice: we choose to go to the moon, we choose to go to the moon. Noi abbiamo scelto di andare sulla Luna, noi abbiamo scelto di andare sulla Luna, noi abbiamo scelto di andare sulla Luna in questa decade. Non perché è facile, ma perché è difficile. E il 22 novembre del 1963, come sappiamo, Kennedy viene ucciso. Per un breve momento la sfida ebbe priorità su armamenti nucleari. Il vicepresidente diventerà presidente Nixon e ebbe altre priorità, ma il programma continuò. E allora dobbiamo parlare di un personaggio, l'autore di questo libro, Le frontiere dello spazio, Wernher von Braun,
soprannominare qui, davvero, era un l'ideatore, fu l'ideatore del missile V2, quelli che missili che attaccarono la Gran Bretagna, in particolare durante la seconda guerra mondiale, ma poi fu preso dagli inglesi, dagli americani, e insieme ad altri collaboratori, nel maggio del 1945, però si consegna, capisce qualcosa che è inutile stare a immaginare, a dire con parole, insomma si consegna ai paesi vincitori, e il suo genio dal punto di vista della missilistica viene immediatamente utilizzato, messo a profitto presso la NASA, la National Aeronautics and Space Administration, e è stato il direttore della NASA. Questo libro in realtà è bellissimo perché è scritto prima, è pubblicato prima della... Questo è il Saturno 4, non il Saturno 5, il missile che vedremo. E quindi lui ha proprio, forse da bambino addirittura, tutto il pensiero dello spazio, dei satelliti. E ho estratto una pagina che qui, per darvi un'idea, ma vedremo dove tipo... Vediamo dove andrà a finire. La qua. E ecco, allora, qui si vede male, no? Ma qua. Allora, la vedremo molto meglio naturalmente. Il viaggio verso la Luna, dalla Terra alla Luna e poi dalla Luna alla Terra. E qui ci sono scritte delle tappe, delle stazioni di questo viaggio verso la Luna o verso la Terra, con una lucidità, una capacità di individuare i passaggi critici, il distacco dei vari stadi del raggio, lo vedremo da queste fotografie. Una personalità affascinante, assolutamente affascinante. E mi piace ricordarli insieme. Korolev, Russia, e Werner von Braun, Stati Uniti. Questi sorrisi, questo sguardo verso il futuro, verso lo spazio. Ti piace questa immagine? Ci sono queste persone che hanno uno sguardo veramente verso il futuro, quindi sono capaci di non acquietarsi mai. E, ecco, il Saturno 5. Vabbè, non ci addentriamo nei particolari, ma vediamo il piano della missione, che, come facevo vedere, fa diventare passaggi tecnici concreti del progetto tecnico operativo, non il sogno o il progetto, ma il piano operativo dettagliato. Ecco il piano della missione. Punto 1. Intanto il razzo si chiamerà Saturno 5 e deve essere a 3 stadi. Penso che perché un corpo lasci la Terra, l'azione gravitazionale della Terra, deve sviluppare una velocità di 11 km al secondo. A questa velocità riesce a sfuggire all'attrazione gravitazionale terrestre e quindi lasciare la Terra, andare nello spazio. Vabbè, questo lo sanno i fisici, gli ingegneri. Quindi bisogna costruire un razzo con più stadi, che tra poco vedremo, alcuni si staccheranno, che lancia, CSM sta per modulo di comando e servizio, Command and Service Module, e il LEM, che vuol dire modulo di escursione lunare, Lunar Excursion Module, in orbita terrestre. Il primo, quindi sono 3 stadi, il primo e il secondo stadio si staccheranno e ricadranno nell'Atlantico. E quindi il razzo andrà verso la Luna solo con il terzo stadio di questo razzo, Saturno 5. A questo punto ci deve stare un passaggio di controlli,
si deve riaccendere il terzo stadio e deve iniziare il viaggio verso la Luna. Cioè bisogna dire ciao ciao Terra, andiamo verso la Luna. Si capisce che il modulo di comando, il servizio, deve ruotare di 180 gradi, vedremo l'immagine. Voi vedete anche questa immagine, vero? Quindi vedete, il lancio, sì, questo giro intorno alla Terra con tutti i controlli che abbiamo sentito anche nelle cronache, controlli che tutto funziona bene, così, e poi si comincia a avere questa orbita intorno alla Terra, si staccano il terzo stadio e poi si intraprenderà, come tra poco vedremo, il viaggio verso la Luna. Ecco, tutto questo è scritto in questo programma. Il modulo di comando e servizio deve ruotare, agganciare il modulo lunare, il modulo di comando e servizio, lo vedrete tra poco, viaggeranno verso la Luna. 3 giorni dopo la partenza bisogna arrivare in orbita lunare, quindi si ammette che sarà un viaggio di circa 3 giorni e così gli astronauti potranno dormire, mangiare qualcosa, parlare, controllare, ripassarsi il programma, che avranno naturalmente simulato chissà quante volte a Terra. La decisione che fu presa è che quelli che sono 3, come sappiamo, tra poco li vedremo, Neil Armstrong e Aldrin entreranno nel modulo lunare che si separerà e scenderà sulla Luna, mentre Collins resterà in orbita con modulo di comando e servizio a pilotare questo modulo, perché sarà il preziosissimo modulo che poi riaccoglierà i 2 che sono messo il piede sulla Luna quando, se ce la faranno, sappiamo che ce l'hanno fatta, si staccheranno e ritorneranno con tutta la matematica e la geometria necessaria verso il modulo di comando e servizio. Vi lascio soltanto immaginare per un attimo come deve essere dura la decisione di fronte a 3 candidati al volo sulla Luna di decidere chi non metterà piede sulla Luna, resterà a guardarla e a guardare i suoi compagni che metteranno piede. Questo creerà molti problemi a Collins. Non posso dire che ho messo piede sulla Luna, vabbè, comunque questo. E non è irrilevante pensare anche a questi piccoli aspetti, non so se chiamarli sentimentali o... Allora, quindi, Armstrong e Aldrin entreranno nel modulo di escursione lunare che si separerà e scenderà sulla Luna, mentre il modulo di comando C e servizio S, Command and Service Module, pilotato da Collins, resterà in orbita. Vi faccio vedere, lo vedremo meglio, vedete, si è staccato dalla Terra, e questo tra poco tornerà, ma lo vedremo dopo, sta andando, immaginiamo, verso la Luna, va in orbita lunare e poi avviene il distacco del modulo di comando e del modulo di escursione lunare. A questo punto, quando l'escursione è avvenuta e il piede è stato poggiato sulla Luna, c'è il riaggancio del modulo di escursione lunare e del modulo di comando e servizio in orbita lunare, naturalmente, e il trasferimento nel modulo di comando e servizio dei 2 astronauti che hanno poggiato il piede sulla Luna. A questo punto si accende il motore di questo modulo e si esce dall'orbita lunare e ci si inserisce in orbita terrestre. Si faranno delle manovre correttive e ci si prepara al rientro. A questo punto il modulo di comando e servizio si spacca in 2 componenti, viene protetto dallo scudo termico e quindi vedete qui, questa è la rappresentazione del ritorno, di stacco dalla Luna, aggancio in orbita lunare, un bel giro per
fare tutti i controlli necessari e poi un razzo che lancia il tutto verso la Terra. Quindi lascia la Luna e ritorna verso la Terra. Vediamo se vede meglio. Questo è naturalmente... Adesso lo faccio... E finalmente l'ammaraggio, i paracadute rallentano e il modulo fino a meno di 40 km all'ora. Questo è il piano. Rivediamo il piano della missione. Allora, distacco 1. Quindi, come vedete, questo è il Saturno 5, nei tre stadi, si accende, prende lo slancio, si fa un giro in orbita terrestre e poi lo slancio per staccarsi dall'orbita terrestre, prende, si stacca e abbandona il terzo stadio, si accendono il secondo stadio e si parte verso la Luna. Circa 3 giorni. Tutte le cose che abbiamo detto e finalmente questo viaggio verso la Luna prosegue fino a vederla da vicino, entrare in orbita lunare, vedete, e fare una bella ricognizione intorno alla Luna, individuare il luogo esatto. Vi ricordo, forse qualcuno lo ricorderà, che il punto previsto inizialmente di atterraggio, di allunaggio, non sembrò ideale agli occhi di Neil Armstrong, il quale con gli strumenti che a bordo dell'EM, cioè del modulo di escursione lunare, riuscì a spostare abbastanza verso la della tranquillità, ecco, un punto che gli sembrava più tranquillo. Era la prima volta, quindi comprensibilissimo, una specie di disobbedienza motivata. Insomma, ecco, si sta muovendo, vedete, questo abbiamo detto, e finalmente arriva. E poi, naturalmente, una fase di stacco, decollo dalla Luna, ci si unisce al modulo di comando e servizio di Collins, si fa un giro di ricognizione di assestamento, accendono i razzi per prendere tutta, distaccarsi dall'azione gravitazionale lunare, che come sapete è un sesto di quella terrestre, ma comunque significativa, e quindi si va verso la Terra. Vediamo se qua c'è. No. E quindi sulla Terra, come è ovvio, ci sono i paracadute e si sceglie una zona nell'oceano con le navi e così via. Bene. Se vogliamo fare l'applauso, questo oppure anche no? Va benissimo. Grazie. Possiamo fare qualche. Io vorrei dopo leggervi come Oriana Fallaci, la giornalista ben nota, descrive, essendo stata a Houston, in modo, io dico, mirabile, come vivevano, come stavano, come identico sempre. Le persone al centro di questo, sentirete le sue parole. Ho scelto una paginetta e mezza, ma mi sembra che valga proprio la pena sentire come una giornalista e scrittrice racconta quegli istanti del 1969. Adesso ripostiamo su un momento. Intanto. Allora, intanto dove stanno loro, la paura ci sono andati anche altri dopo, sì, c'è un particolare importante. Professore, mi permette una piccola integrazione? Certo. Scambiamoci. Mi riferisco alla bella esposizione su Galileo. Io, è un personaggio che mi ha, non solo incuriosito, ma affascinato. È la parola giusta, anche Vi dico, prima da quello che ho ricordo, prima del 1639, poco prima della moda,
No, la morte avviene del 22 giugno del 1633. 33, scusi, è stato un lapsus. Poco prima lui aveva esternato le proprie postulazioni scientifiche in modo certo, non è che l'aveva esternate come ipotesi, e questa fu una fucilata, una cannonata verso i dogmi della Chiesa. Si mosse l'Inquisizione e l'arrestò. Ma com'è che si salvò e arrivò alla Luna? Fu la fortuna di avere la badessa, sua figlia, che era una suora, una sorella, Sor Virginia. Virginia, che era un'autorità, se Dio vuole, e pare che sia intervenuta. Infatti, la viuda, lui la fece in ginocchio, a sette strette, tutto quello che di più, e poi fu confinato a Arceti. Ma prima di Arceti, scusi, fu il resto, sì, fu presso l'ambasciata, il Granducato di Firenze, dei Medici, a Roma. Sì. Poi ottenne, sempre perché c'erano stati dei papi tra i medici, quindi dei cardinali, per cui non è che era così facile ucciderlo e insomma, questo è tutto ovvio. Quindi un minimo di trattamento, diciamo, di favore, e andò a presso Emilio Silvio Piccolomini, che si trovava a Siena, era amico cardinale Piccolomini, e quindi passò da pochi mesi all'ambasciata dei Medici a Roma a Siena, e poi ottenne, ecco, questa è una cosa importantissima, gli arresti domiciliari perpetui ad Arcetri, vicino al convento di San Matteo, dove si trovava appunto la figlia Virginia. E c'è una bellissima corrispondenza tra Virginia e il padre, ormai vecchio, non tanto, ma insomma, ecco, non è qui l'argomento, come se volete si può anche vedere, leggere, no? Le lettere non sono andate perse. Non sono andate perse. C'è una bella pubblicazione di Dava Sobel sulle lettere, le lettere di Sor Virginia al padre, e Sor Virginia, che è andata, diventata suora a 13 o 14 anni, sembra, perché nel 1600, poi nel 1601 è nata l'altra sorella, e poi è venuto il figlio maschio, Michelangelo, nel 1605. Ma questa primogenita fu fatta nelle suora e morì, purtroppo, nell'aprile del 1634. Quindi l'avvicinamento alla figlia, con arresti domiciliari perpetui ad Arcetri, a poca distanza dal convento di San Matteo dove era la figlia, rese un pochino più leggera questa condanna al padre, a Galileo, purtroppo per poco tempo. E c'è una lettera straziante che scrive Galileo a un suo amico, in cui parla proprio di questo abbandono della figlia. Sono cose... Sì, grazie di aver ricordato anche questo, perché non si finisce mai di parlare, non si finirebbe mai di parlare della vicenda di Galileo. Credo che la cosa straordinaria e meravigliosa ed emozionante per un italiano, per uno studioso italiano, è che in tutto il mondo, io sono stato girato dall'Australia, all'America, insomma, in un libro dicendo quasi qualunque libro si parla di Galileo Galilei. E forse noi a volte mi sembra di capire che, per esempio, il Sideros Nuncius, questo qui, adesso fate l'intervallo, però non so se nuocio l'intervallo, quando lui, perché conclude, vedete, tutte queste foto, queste immagini, sono tutte cioè, che lui guarda e che rappresenta, questi, l'ho fatto vedere in un'altra occasione, gli spostamenti dei cristalli più giovani, di qua, di là, la notte dopo, e quando la notte, per esempio, c'è cattivo tempo, non nasconde la sua delusione, perché non può vedere, non può controllare, deve aspettare la notte seguente, il giorno 25, ora 1, minuto 40, era tale la collocazione, eccetera. Ma voglio leggere soltanto la conclusione, perché Galileo si rende perfettamente conto che queste cose che lui vede confermano il sistema copernicano. E
ho detto che siamo nel marzo del 1610. Visto che gli ha dato il destro per farlo, a questo punto Galileo si rende conto che lui non può fare più il professore di matematica. E magari avendo una famiglia numerosa e anche non ha sposato la donna allegra, simpatica, popolana. Ma... Insomma, grazie Mara, scusate, mi sono abituato a vagare un po'. Scusate, chiedo scusa. Insomma, parlava della musica di Galileo. Deve. Non poteva fare. No, non poteva sposarsi, ma ha riconosciuto comunque. Il figlio ha messo nel monastero le figlie, ha fatto diventare suore, insomma, era, dicevo, la sua, questo volevo ricordare una... Non poteva continuare a fare il professore di matematica. Perché sentiva, grazie mille, perché sì, mi emoziona anch'io a pensare alla vicenda di quest'uomo, perché capiva che quello che aveva visto, lo spazio, il cielo, l'universo, era soltanto l'inizio di una nuova vita per lui, come studioso, come scienziato. Nel 1604, negli anni che considererai tra il 1592 sì, e il 1610, sono 18 anni, li considerò i 18 anni più belli della sua vita. Perché nella Repubblica Veneta c'erano meno controlli da parte della Chiesa, poteva fare e dire tante cose, e già aveva fatto gli esperimenti sul piano inclinato, tra l'altro tra poco vedremo un esperimento galileiano, insomma capiva, cioè, credo che è facile intenderlo, che quest'uomo si rende conto che lui sta vedendo qualcosa di immenso, di affascinante, e la vita, anche se in quel momento, 1610, è nato nel 1564, quindi ha 40, quasi intorno ai 45 anni, è abbastanza grandicello, deve decidere che vuol fare della sua vita, e decide che la sua vita deve essere un approfondimento di questa straordinaria scoperta dell'universo, avvicinato l'universo, l'universo è più vicino, e quindi lui vuole andare oltre quello che ha visto. Infatti fra tantissime altre scoperte, le macchie solari, per esempio, e certamente dovrà lottare anche con Cristina di Lorena, la madre di Cosimo, di Gotta, e dirà con la lettera a Cristina di Lorena: la Bibbia ci dice come si vada in cielo, non come vada il cielo. Una frase famosissima della lettera a Cristina di Lorena. Questo uomo è stato combattuto e, come dava perfettamente, nel 1616 il cardinale Bellarmino comincia a capire che qui Galileo è un personaggio importante e che se lui dice certe cose, queste cose cominciano a essere credute vere, non sono più delle ipotesi matematiche come sembravano quelle del libro di Copernico. Perché se un matematico, un filosofo, descrive una sua ipotesi matematica, non fa male alla Chiesa. La Bibbia resta sempre lì, immutabile e fondamentale. Se invece questa ipotesi matematica diventa qualcosa di verificato, di vero, di dimostrato, allora è una rivoluzione, bisogna tacere. E il cardinale Bellarmino dà una ammonizione a Galileo Galilei, la famosa ammonizione del 1616, ammonisce Galileo a non tenere, cioè a non mantenere nella sua testa queste idee sbagliate e a non divulgarle. E invece, come abbiamo visto, nel 1600, il generale Bellarmino morirà nel 1621-22, ma nel 1632 Galileo, con il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, farà capire chiaramente che gli crede alla cosiddetta ipotesi copernicana, e quindi il processo, la condanna, la viura. Va bene, scusate, la sua domanda, però sono come sempre interessanti. Io sono ma di niente.
Mara, mi dice, io quando posso ricominciare? Ho detto che volevo, perché a me sì, so, posso? Sì, questo è un... Quindi sono, diciamo, subito prima, mentre sta ancora viaggiando, posso, grazie. Leggo così. Nessuno si sentiva ottimista, tranquillo. Nell'edificio dove la NASA ospitava la sala stampa, i giornalisti passeggiavano impazienti. Uno ripetiva: non la so scrivere questa cosa, non la so scrivere, non è una storia da giornalisti, ci vorrebbe Omero. In città le sole persone che dimostrassero serenità erano le mogli di Armstrong, Aldrin e Collins. Questo è un primo passaggio. E poi questo. Poi di un tratto scoppiarono le 3 del pomeriggio. E il pomeriggio che poi porterà la notte, insomma, ecco. Scoppiarono le 3 del pomeriggio. D'un tratto, come questo viaggio che avevamo atteso per anni, come abbiamo fatto noi stasera ricostruendo, e a cui tuttavia non eravamo ancora preparati. Sai, come quando nasce un bambino e per 9 mesi lo si vede crescere nel ventre. Si sa che dal ventre dovrà uscire, ma arriva il momento e ti coglie una specie di sorpresa, di panico. Nasce il bambino, è appena nato il bambino e ci accorgiamo che non siamo pronti a riceverlo. Non successe nulla di straordinario che ci desse l'allarme. Non suonò un campanello, non gracchiò un altoparlante per dirci che erano le 3. Forse non guardammo nemmeno l'orologio, ma all'improvviso ci accorgemmo che l'ora era giunta e tutto cambiò. E non ci importò più che la luna rappresentasse un volgare scopo politico. Vi ricordate, vero? Non ci importò più che i 2 uomini scelti dal caso fossero simpatici. La luna divenne qualcosa di religioso e i 2 uomini divennero qualcosa di santo, un simbolo di tutti noi, vivi o morti, buoni o cattivi, stupidi o intelligenti. Ecco, questo ricordo, ma voglio ancora arrivare a questo. E ovunque passò come un brivido, lo stesso che in quel momento scuoteva chiunque ascoltasse una radio nel mondo, o sedesse dinanzi a un televisore, o sapesse quel che stava accadendo. Le macchine da presa della TV erano puntate sul centro controllo dove si dividono le operazioni di volo. Il centro controllo si affollò e dietro un vetro apparve Von Braun, quello che aveva progettato il tutto, con il capo chino e le braccia conserte come se pregasse. Ai tavoli coi monitor e i cervelli elettronici, gli ingegneri, gli astronauti, i tecnici si accomodarono meglio le cuffie. E poi arrivo qui, perché è il momento fatidico. Dicono dal torre di controllo quanto manca secondo il programma. 30 secondi. 30 secondi, Neil. Avanti, ci stiamo spostando a destra. Chiudo i motori, chiudo il controllo. Amazon, qui base della tranquillità. L'Aquila atterrata. Che cos'è l'Aquila? È il nuovo nome che hanno dato gli astronauti al modulo lunare, Eagle, l'Aquila, come il libro di Jules Verne avevano ribattezzato l'Aquila. Lo vedremo, c'è un'immagine, mi pare. Roger, tranquillità, ti leggiamo da terra. C'è un bel mucchio di tigri qui che stanno per diventare blu, ma respiriamo di nuovo. Grazie infinite. Nell'auditorium e anche nel centro controllo le parole non le di nessuno, perché dopo il messaggio di Armstrong, qui base della tranquillità, l'Aquila atterrato.
La tensione si ruppe e salì al cielo un applauso che era l'applauso più fragoroso e più lungo che avessi mai udito, e insieme all'applauso un concerto di singhiozzi, di urli, di esclamazioni, dove il sollievo si univa alla gioia allo stupore, lo stupore all'orgoglio. E ciò non soltanto nell'auditorium, ma nei corridoi, nelle cabine radio, nelle stanze delle trascriventi, negli uffici, nello stesso centro controllo, dove mi dicono che Von Braun piangesse come un bambino. E piangevano. E balbettavano: we did it, ce l'abbiamo fatta. Questi uomini forti, sempre freddi e sempre distaccati, questi uomini sempre convinti che una ruota debba girare per il semplice fatto che una ruota, ci volle un bel po' perché si ricomponessero, ci ricomponessimo e ripensassimo alla voce con cui Armstrong aveva detto: l'aquila, eagle, slanted, l'aquila è atterrata. Una voce soffice, tranquilla, priva di qualsiasi emozione. Ed ora posso ritornare sulla immagine? Vedremo le famose parole dette da Neil Armstrong. Adesso rimarranno, penso, immortali. Dov'è? Dal di nuovo? Non riesco ad andare avanti. No, l'angolino facile. Ah, ecco. Levava. No, però è qualcosa che non mi torna, perché secondo me... No, uno altro non dietro. Sì, ma io... Questo l'abbiamo visto. Questo. Sì, questo va avanti, certo. Ma questo l'abbiamo già visto. Sì, sì, sì. Ora? Sì, ecco. Allora... Diciamo, siccome c'era stata una tragedia, io sono poi andato avanti, una tragedia, che questa che vedete, Comaro, ecco, l'Apollo, la missione Apollo, alcune furono cancellate, ma ecco, adesso comunque altre sono fatte per testare il razzo, interimento senza uomini a bordo, ma questo, questa bellissima foto della Luna, scattata dall'Apollo. Vi ricordate questa musica? Moonlight, nata a chiaro di luna, di Glenn Miller. Dopo, come dire, alcune altre cose per cui devo andare avanti. E... Eccoli qua, i tre uomini. Neil Armstrong e quindi non ti posso dire per forza perché è complicato. Quindi abbiamo visto la missione, siamo al 16 luglio, la gente, direi che non c'è bisogno di parole, no? Segue. Questo l'abbiamo già visto, la partenza, il giro intorno alla Terra e la linea rossa. Lascia, si va in orbita lunare, ricognizione, avvicinamento e finalmente stacco e allunaggio. Poi decollo dalla Luna, di congiungimento con il modulo di comando e servizio, gira intorno alla Luna, attivazione dei razzi e quindi ci si sottrae alla gravità lunare e si torna verso la Terra con l'atterraggio, come vedete, nel Pacifico. Adesso, ecco. Qui Tito Stagno, dei famosi, no, del morto, come sappiamo, dove si fa in sombra, la voce, lui tra lui e Ruggero Orlando. Questo, Armstrong scende la scaletta,
Ecco la frase. Un piccolo passo per un uomo, un balzo gigantesco per l'umanità. Sono le ore 21, 56 minuti, 31 secondi di ora Houston del 20 luglio del 1969. L'uomo sulla Luna. Questa è l'ora naturalmente in Italia, 4.57. Men walk on the moon. Gli uomini passeggiano sulla Luna. Gli astronauti hanno atterrato tranquillamente, raccolgono rocce, mettono bandiere. Ecco la colonna, vedete l'aquila con le ali spiegate e con gli artigli per, tra i crateri della Luna. Eagle, aquila. La bambina legge, l'aquila ha atterrato, quello che abbiamo detto prima. Due uomini camminano sulla Luna. Oriana Fallaci l'abbiamo appunto letta, qui morta. E qui è lui che pianta la bandiera americana. Qui Armstrong fotografa Aldrin riflesso nella visiera del casco, anche questa è una fotografia molto famosa. E lasciano questa targa sulla Luna. Ecco, la frase che vedete è: qui uomini dal pianeta Terra per primi hanno messo piede sulla Luna, luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace per tutto il genere umano. Neil Armstrong, astronauta, Michael Collins, astronauta, Edwin Aldrin, astronauta. Vedete questa targa lasciata sulla Luna. Ma sulla Luna hanno lasciato anche, e questo è molto bello e mi piace sottolinearlo, la fratellanza umana prima della competizione. Come abbiamo visto, Komarov e Yuri Gagarin erano morti, ma avevano contribuito anche loro, Gagarin, e quindi lasciano su suo rovinare una medaglia appartenuta a Komarov, che era l'alter ego di von Braun, e Gagarin, il primo a volare, no? Torna alla Terra. Lasciano questa medaglia. E la cosa, secondo me, interessante è che Nixon aveva anche fatto preparare segretamente un discorso da tenere in caso di fallimento. Cioè, abbiamo il 50% di possibilità. E se questi non riescono poi a distaccarsi dalla Luna, restano lì, quanto durerà? Da mangiare? Vabbè, insomma, quello che si può immaginare. Ebbene, il discorso è molto interessante. Può sembrare retorico. Non credo che ho la traduzione in italiano, no. Allora, naturalmente comincia con la parola fate, che vuol dire il fato, oppure il destino. Non so, però niente, giusto. Fato. Il fato ha voluto che gli uomini che sono andati sulla Luna per esplorare in pace staranno sulla Luna a riposare in pace. Queste brave persone, Neil Armstrong e Ed Aldrin, sanno che non c'è nessuna speranza di salvarli. Ma essi sanno anche che c'è una grande speranza per tutta l'umanità per il loro sacrificio. Questo è il discorso che avrebbe dovuto leggere alla nazione in caso di fallimento della missione. Il Columbio quindi li porterà a terra, ecco, e come vedete l'ammaraggio, il modulo di comando, fotografie storiche. Ditemi se vado troppo veloce, se vuole fermatemi, io qui ancora. Naturalmente gli astronauti sono in quel modulo, che adesso è chiamato di nuovo Columbia. E qui sorridono a Nixon. Come sapete, quando si torna dagli altri mondi bisogna stare, fare una specie di quarantena e così via. Però il presidente va a salutarli. Popolo in festa, il mondo in festa, le notti. Siete così giovani rispetto a me che non so neanche se l'avete ricordato comunque. E queste sono le mogli, le mogli del presidente, le mogli
la moglie del presidente e la moglie del vicepresidente degli Stati Uniti e le mogli dei tre astronauti. Dopo molti anni, vedete come sono invecchiati, Obama li ritrova. Ma mi piace dire che le cose poi non sono andate così felicemente. Per esempio, a Neil Armstrong, che aveva questi titoli, laurea, ingegneria aeronautica, aerospaziale, missione, e quindi fu scelto a capo della missione. Eccolo qua. Si indignò e scandalizzò per il mercimonio di tutto ciò che lo riguardava. Smise di fare autografi, interviste, perché conosceva tutto essere divenuto. E a 82 anni morì per complicazioni. Questo è, dobbiamo dirlo, anche dobbiamo metterlo. Non riusciamo a godere uno spirito, una cosa così grande. Aldrin, il pilota del modulo di escursione lunare, preda di depressione, alcolismo, aveva fatto un record di attività extraveicolare, quindi scelto. Questi, una cosa interessantissima, notate, l'ho messo in bianco, erano tutti nati nel 1930 Armstrong, 1930 Aldrin e 1930 Collins. Tra l'altro Collins nacque a Roma perché il padre era un funzionario dell'ambasciata USA in Italia, nacque a Roma, poi laureò negli Stati Uniti, fu astronauta della NASA ed è morto il 28 aprile 2021. La sua frase, un prossimo volo dovrebbe avere a bordo un poeta, un sacerdote e un filosofo. Solo così potremmo avere forse un'idea migliore di ciò che abbiamo visto. È bello pensare che questi tecnici, questi ingegneri meccanici e aeronautici, di fronte compiendo un'esperienza di questo genere, ecco, concepiscono un pensiero di questo genere. Non noi tecnici, ingegneri, astronauti. Perché evidentemente se hanno sentito, hanno capito che quello che veramente si è agitato in loro, è scosso in loro, è qualcos'altro. Certo, hanno avuto l'abilità tecnica di rispettare tutti i controlli, tutti i protocolli rigorosamente appresi durante le simulazioni, prima del decollo per chissà quanto tempo, per essere selezionati, essere scelti, essere mandati nello spazio. È un'impresa di importanza enorme, quindi dovevano non sbagliare nulla, evidentemente. Però alla fine si rendono conto che qualcosa di così grande è un prossimo volo. Dovrebbe avere a bordo un poeta, un sacerdote, un filosofo. Solo così potremmo avere forse un'idea migliore di ciò che abbiamo visto. Mi piace ricordare questa donna, Katherine Johnson, perché è stata la matematica, una matematica fondamentale, che ha fatto i calcoli. Guardate bene che gli strumenti tecnologici che avevano questi uomini nel 1969 non hanno niente a che vedere con quelli che abbiamo noi oggi nei telefonini, nei cellulari, come potenza di calcolo. Quindi è qualcosa di incredibile, di incredibile. E questa signora, una matematica, un celeberrima, aveva proprio una, anche da bambina, per quello che ho detto un po' della sua storia. Ebbene, dopo l'Apollo 11, tante altre edizioni, fino ad una, vado velocemente perché non voglio, qua siamo quasi in 6:30, ma ecco, diversi esiti delle spedizioni, siccome mi voglio soffermare soprattutto su una, e comunque proseguono gli esperimenti scientifici, naturalmente, la raccolta delle rocce, dei materiali. La famosa la frase, Houston, we have had the problem. Noi abbiamo un problema, qui c'è qualcosa, però... E qui, nell'Apollo 15,
Galileo aveva ragione. Donna Galileo, l'avete visto? Sì? Come posso fare? Come posso fare? Grazie. La strada del discorso. E il 3 agosto mi pare che sia la prima. In mano un martello per una prima. E lascia cadere il grande. Galileo scorre, Galileo aveva ragione. Semmai lo rivediamo, ma io adesso vorrei un foglietto. Posso prendere un attimo? Vediamo, tornato? Forse sì. Allora, ci sono ancora persone, pensate, che credono che se uno ha un oggetto più pesante, un oggetto più leggero, e si lascia cadere dalla stessa altezza, va a terra prima quello più pesante, quello più leggero, perché è più pesante. Ora, capisco che le scuole a volte non spiegano le cose fondamentali, ma questa è veramente una cosa molto grave, perché quando noi non capiamo come cadono i corpi sulla terra, allora una volta mi è capitato, come per molti anni prima del Covid, per i miei anni nelle scuole, e dice ragazzi, se ho un corpo più grande, un corpo più leggero, quale, e vi faccio vedere la sicurezza, quale arriverà prima a terra? Quello più pesante, il rally. Perché? Perché è più pesante. Quasi tutti i posti in coro. Allora, va bene, vediamo se è vero. Questo è più leggero, questo è più pesante. Mi posso mettere qui, vedete perché? Vedete che è una terra contemporaneamente? Allora, ragazzi mi dicono, ma non sono così così. E allora, io dico, ma io non l'ho incollato. Se la natura di questo oggetto vuole che lui vada giù più lentamente, si può benissimo, rallentare, lasciare andare più velocemente il libro. Invece, qui non è incollato, non è toccato, invece lui va a terra esattamente con il libro. Allora qual è la risulta la donna? Non è un'altra. E che qui c'è l'aria. E che devono entrambi vincere la resistenza dell'aria. Quando io metto questo sul libro, è il libro che ha vinto la resistenza dell'aria. Ma d'altra parte, quando si va a mare, uno grosso e uno piccolo, si vede che se ci andiamo a correre nell'acqua del mare, la resistenza dell'acqua, aumentando la velocità, la resistenza dell'acqua in mezzo aumenta. E chi è più forte riesce a durare di più e l'altro magari rallenta. Cioè è un problema dell'interazione tra la massa, diciamo, di un corpo e l'aria, e di nuovo la condizione è abbastanza facile, per la verità, qual è la condizione per la quale la forza di resistenza diretta verso l'alto e la forza di gravità diretta verso il basso interagiscono tra di loro. È un dialogo tra le due forze, la forza di gravità e la resistenza del mezzo, che è tanto maggiore quanto maggiore è la velocità, tra l'altro, come appunto si vede quando sentiamo a correre nell'acqua del mare, e più vogliamo correre, più sentiamo l'opposizione dell'acqua. Insomma, la ragione è che eliminando la resistenza dell'aria, come succede sulla Luna, questo problema non si pone, e dunque il coltello e la piuma cadono allo stesso modo. Rivediamo un attimo, sentite due volte Galileo, loro dicono,
siamo venuti qui proprio per questo, per fare questo esperimento, per metterci a fare sulla Luna. Penetrometer drum in the ETB. Not quite yet. I haven't put the solar wind in yet, but I will shortly. I want to watch this. Joe, you have a good picture there. I've got the beautiful picture, Dave. Well, in my left hand, I have a feather. In my right hand, a hammer. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago. Galileo molto tempo fa, and we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Galileo aveva ragione. Bene, allora abbiamo reso onore anche a Galileo. Torniamo di nuovo. Adesso torniamo. Viene un dubbio, professore. Cioè, in questa dimostrazione è un dubbio, quindi stavo pensando a una cosa: che la gravità sulla Luna è un nono rispetto un sesto. È un sesto rispetto a quella della Terra. Ma poi, sull'esperimento che lei ci ha esternato qui, bene, perché non metto in discussione, chiaramente non metto in discussione, ma la forma dell'oggetto, il rapporto alla gravità e alla resistenza dell'aria, e può determinare una differenza di arrivo al suolo. Cioè, se la forma è più o meno identica dell'oggetto. Sì, sì, bravo, perfetto, certo. Ho fatto questa osservazione lì. La forma, la geometria, possiamo dire, del corpo che cade, è un'interazione con l'aria, con il mezzo, caratteristica, e quindi lo faccio cadere in questo modo un corpo più pesante, e questo è la, in un caso dove vedete per esempio le frecce, no? Devono cercare di ridurre il più possibile la resistenza del mezzo nel quale si muove il vento. Certo, c'è un rapporto, un'influenza, un effetto anche della geometria del corpo che sta cadendo in mezzo, ma qui nel vuoto piuma il martello, nudo, eliminato ogni effetto della geometria del corpo e soprattutto della massa. Ma Galileo lo diceva in modo incredibile, perché lo diceva con una perché diceva l'ultimo libro che ha scritto, Discorsi intorno a due scienze, nel 1638, era già diventato completamente cieco e morirà nel 1642. Immaginiamo una pietra più pesante, di peso doppio di un'altra, 4 kg e 2 kg. Quella di 4 kg cade in 2 secondi. Quella di 2 kg, diciamo, in 4 secondi. Ci mette di più per cadere. Galileo dice, immaginiamo di legarle. Quella più pesante vorrà continuare a cadere per la sua natura in 2 secondi. E quella più leggera vorrà continuare a cadere in 4 secondi, si metteranno d'accordo, cadranno in 3 secondi. Per esempio, lo dice quasi scherzando, ma quasi prendendo in giro, pensa così, sicché se noi tagliamo la corda, questo filo che le lega, e le avviciniamo sempre di più, alla fine avremo un corpo che 4 kg più 2 kg, cioè 6 kg, che cade in 3 secondi. 6 kg in 3 secondi
e 4 kg in 2 secondi? È una contraddizione logica. Cioè è impossibile questa tesi anche da un punto di vista logico. E Galileo dice, ma come ha fatto Aristotele, il sommo logico, a non pensare che è la logica che rende impossibile questa cosa? Ma lo dice anche, mi pare di averlo messo qui, in modo anche abbastanza significativo. Questi li abbiamo visti. Guardate cosa dice Galileo qui. Ecco. Il libro, come vedete, dimostrazioni, discorsi e dimostrazioni matematiche. Questo è il libro del 1638. Tutti gli scienziati del mondo onorano questo testo. Ecco, abbiamo fatto questo esperimento anche al museo qualche volta. Abbiamo preso dei tubi abbastanza lunghi, in uno dell'olio, in uno dell'acqua, in un altro aria, con due palline, una leggera e una pesante, facendole cadere in questo tubo. C'è una certa, c'è nell'olio, che è abbastanza denso, arrivano in fondo a una certa distanza. Li facciamo cadere nell'acqua meno denso, diminuisce la differenza tra i tempi di arrivo in basso al fondo del tubo. Facciamo cadere nell'aria, non possiamo eliminare l'aria, e ancora la differenza è minore. Questo prendendo lo spunto da quello che dice Galileo giustamente, che allora se potessimo farli cadere nel vuoto, arriveremo insieme. Guardate questo ragionamento di Galileo. Se noi troveremo i modi differenti di gravità, cioè i corpi di peso diverso, di massa diversa, meno e meno differir di velocità secondo che i mezzi più e più cedenti, cioè meno densi, cedenti, quindi che facilitano la caduta, si troveranno, e ancorché estremamente diseguali di peso, 100 kg e 1 kg per dire, estremamente, nel mezzo più di ogni altro tenue, sebbene non vuoto, piccolissimo si scorga e quasi inosservabile la diversità delle velocità, parmi che potremo con molto probabile congettura credere che nel vacuo sarebbero le velocità loro del tutto uguali. È meraviglioso pensare che la testa di quell'uomo riusciva a vedere le cose che noi abbiamo visto l'esperimento sulla Luna, 2 agosto 1971, del Scott. Perché a volte non è dimostrato. Certo, c'è anche la regola della dimostrazione fisica materiale di alcune tesi, ma ci sono delle menti, degli scienziati, per i quali non era Einstein. La dimostrazione, non hanno più bisogno della dimostrazione, c'è una tale lucidità nella loro mente, una tale chiarezza delle variabili che giocano, delle connessioni, delle interazioni, per cui la realtà è già quella. È fantastico pensare, e vedete anche con quali parole, se vogliamo, umili e chiare, quasi didatticamente significative. E quindi, potete leggere quello che hanno detto gli astronauti: nella mano sinistra una piuma, nella destra un martello. Credo che uno dei motivi per cui oggi siamo qui sia il fatto che tanto tempo fa, long time ago, Galileo, un uomo di nome Galileo Galilei, fece una scoperta piuttosto importante sugli oggetti che cadono in un campo gravitazionale, e non c'è luogo migliore della Luna per verificare le sue scoperte. Adesso li lascio cadere entrambi, piuma e martello, e spero che tocchi nel suolo contemporaneamente. Infatti, ad esempio, offri, sperabilmente. È successo, Galileo was right, was correct, aveva ragione. È successo, Galileo aveva ragione. Bene, io volevo adesso dire che si sono raccolti i campioni lunari, ci sono stati geologi addirittura che sono stati mandati sulla Luna, perché gli astronauti avevano fatto dei corsi per riconoscere la geologia, dovendo prendere dei campioni, prendere i migliori, per così dire, a loro disposizione nel breve tratto della loro escursione. Ma poi a un certo punto si pensò
chi va andare addirittura un grande esperto, un geologo, un astronauta, è uno scienziato, cioè un geologo, anche astronauta, Harrison Jack Smith. Allora, e alla fine è stata lasciata questa targa, così l'uomo ha completato la sua prima esplorazione della Luna, dicembre 1972 d.C. Posto allo spirito di pace con il quale noi siamo venuti per essere reflected in the lives of the car, essere, ispirare, possiamo dire, le vite di tutta l'umanità. Ah, lo spirito di pace con il quale siamo venuti, riflettersi, ispirare le vite di tutta l'umanità. Sono anche pensieri. È bello pensare che sulla Luna, dato sulla Luna c'è uno specchio e c'è una luce laser, tutte le notti viene mandata dalla Terra sulla Luna e il ritorno per misurare il tempo e misurare la distanza della fisica della Luna, quella notte, dalla Terra. Questo perché? Perché quando uso su queste cose mi interessa rispondere a questa domanda. Così come sono i Novax, così tempo fa c'erano ancora quelli che dubitavano. No, non ci credo. E allora, qualcuno dice, we never went to the moon, non siamo mai andati sulla Luna. Quindi, secondo costui, la NASA avrebbe affidato a un grande regista il compito di filmare un'impresa tipo Stanley Kubrick. Ecco, e poi far finta che tutto era avvenuto davvero. Ebbene, se uno va a vedere che ci sono oltre 380 kg di pietre lunari distinguibili con certezza dalle pietre terrestri, primo. Inoltre, nel programma della NASA hanno lavorato circa 400.000 persone. Si può dire a 400.000 persone di non dire nulla? Di non rivelare che è tutta una finzione? Ma nessuno scappa di dire... Noi siamo qui obbligati a tacere, ma, cioè, francamente... Ma se ci sono i chiedi aperti, e questa cosa ce la dobbiamo chiedere. E poi gli specchi che abbiamo detto prima, insomma, c'è... Aspetta un attimo, Ninetta. C'è una frase che mi hanno detto, che mi piace di una giovane, mi piace molto questa frase. Spesso noi statunitensi ricordiamo i tempi dell'impresa lunare come uno dei momenti migliori del nostro paese, un'epoca in cui c'era più speranza. Ma in realtà la missione dell'Apollo 11 non è stata l'incarnazione di un'era grandiosa, è stata la testimonianza del fatto che sappiamo fare cose grandi in tempi terribili. Che anche quando lottiamo fra mille difficoltà, il nostro paese è diviso e il mondo fa paura, dovremmo perseguire grandi sogni. Apollo 11 ci ha mostrato il meglio dell'umanità proprio quando ne avevamo bisogno. Oggi, mentre il nostro pianeta affronta conflitti simili, potremmo davvero tornare a pensare in grande, che poi si torni sulla Luna o meno. E quindi, vi ricordate la poesia di Neruda? Orologio del cielo, tu misuri l'eternità celeste, ma vogliamo avvicinarti, vogliamo fino ad accecarci, e non sarà sempre così. Lo prometto in nome di tutti i poeti che t'hanno amato utilmente, sarai nostra e non sarai più un inutile orologio notturno, sarai utile come la spiga, traboccante, regnante, necessaria. I poeti sono perfetti. Sono profeti, come si sa. Dopodiché si pone, e questo è l'ultima, si è discusso molto, però ci avete tolto la poesia della Luna. Ci date questo tipo di poesia, però ci avete tolto quell'altra poesia, quella dei poeti, no? Leopardi, D'Annunzio. E quindi si è posto chi ha vinto? La bellezza di sognare la Luna romantica, con la conoscenza. Giuseppe Ungaretti dice, anche se i progressi dell'astronautica ne consentiranno la conoscenza diretta per gli effetti ottici che ha sulla Terra, la Luna rimarrà sempre per i poeti
82 anni. Penso anche per l'uomo qualunque, la stessa luna. Non è la conquista scientifica che distrugge la poesia. Questo è un tema molto interessante. Ed è bello sentire che un poeta come Ungaretti dice: no, sono certo che la luna rimarrà, non solo per i poeti, ma anche per l'uomo qualunque, la stessa luna deve essere così. E quindi ti ringrazio. Grazie di essere stato fatto fermare, ma... Grazie a voi, mi avete sopportato. Allora, stai facendo.